come festeggerà gli 80 anni, il 29 marzo, il divo più discreto della TV? Terence Hill odia la mondanità e anche stavolta è rimasto fedele a se stesso, è in America, lontano dal mondo, in uno di quei paesi immersi nella natura che gli piacciono tanto, racconta il produttore della Lux Vide Luca Bernabei che realizza Don Matteo. Le dico solo che gli inviamo le sceneggiature all'indirizzo di un ufficio postale. Pochi attori sono come appaiono, all'anagrafe Mario Girotti, è la persona più garbata e schiva del mondo. Cowboy gentile, anche quando indossa i panni di un sacerdote che conosce i segreti di tutti e accoglie senza giudicare. Grande osservatore, di poche parole, Terence Hill non è il tipo che si autocelebra. Lui è come Superman, direi che è caratterizzato da una mitezza guerriera, è un uomo mite molto determinato nelle cose che fa, continua Bernabei, nella sua vita applica una serie di regole che ha imparato in tanti anni nel mondo della comunicazione e non le trasgredisce mai. Non si vuole mai far vedere troppo malato o ferito, porta la tonaca come uno spolverino. E ogni volta che qualcuno chiede di fargli una foto risponde, no, facciamoci la foto insieme. Si sistema e via. Non accetta di diventare icona, si fa sempre immortalare con chi lo sta ritraendo. Gli vorrei augurare di continuare a essere quella meraviglia che è. Sui set dove c'è lui c'è sempre un clima calmo. Si mette da parte e aspetta di girare. Solo che fatichiamo a non fargli usare lo stuntman. Detesta non essere in scena, tutte le discese in bicicletta le fa lui. Grande osservatore, di poche parole, Terence Hill non è il tipo che si autocelebra ed è perfetto nei panni di un prete che accoglie senza giudicare. Piccola curiosità, la tonaca è sempre la stessa, rattoppata, non la vuole cambiare. La sua è una lunga carriera. Occhi blu, 80 anni che sembrano 60, grande appassionato di cavalli, sportivo dal Gattopardo di Luchino Visconti al successo con Bud Spencer, amico indimenticabile, era la mia vera metà, dagli spaghetti western al ritorno nelle serie popolari si Rai 1, da Don Matteo a Un passo dal cielo, si è costruito i personaggi a modo suo. Debutta con Vacanze col gangster di Dino Risi. Nel 1967 arrivano gli spaghetti western e il sodalizio con Carlo Pedersoli, lo chiamavano Trinità, lo fa amare dal pubblico. La televisione arriva negli anni 90, prima con Lucky Luke e poi 20 anni fa conquista il pubblico col ruolo di Don Matteo, amico, rivale dei carabinieri, investigatore formidabile che sfida il mitico maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica. In riproduzione, nonostante il successo, non si è fatto travolgere dalle regole dello show business. Il mio primo agente diceva, devi farti vedere in quel posto, se no non arriverai mai, raccontava Repubblica. All'inizio soffrivo, ma sono arrivato dove volevo a modo mio. Lavorando, dividendosi tra l'Italia e il ranch in Massachusetts, a contatto con la natura, ha mantenuto un equilibrio che lo ha aiutato anche nei momenti più dolorosi. La morte del figlio Ross a 16 anni per un incidente stradale, nel 1990. L'attore più amato dai ragazzi e dalla generazione che andava al cinema per vederlo in coppia con Bud Spencer, spiegava con modestia che tutta la sua carriera è stato un caso organizzato. In riproduzione. Un attore che lavorava su set di Il gatto, il cane e la volpe, primo titolo di Dio perdona, io no, si fece male a un piede litigando con la fidanzata. Il regista Giuseppe Colizzi corse in Italia e Manolo Bolognini, il fratello di Mauro, mi presentò, feci il provino e mi presero, fui scaraventato dall'aereo sul set. La prima scena fu subito una scazzottata.
In quel film abbiamo inventato anche il modo di cadere, che poi abbiamo insegnato al messicano del film. Lo chiamavano Trinità, che di botte ne prendeva tante. Con Bud Spencer, Carlo Pedersoli, 16 film insieme in 27 anni, la sintonia nacque dopo poche scene, perché aveva il potere di far emergere un'altra parte di me. In riproduzione, quando l'amico di una vita è morto, nel 2016, qualcosa si è spezzato. Anche in quell'occasione Il ha vissuto il dolore con discrezione, con Bud c'era la gioia e so già che quando ci rincontreremo le prime parole che mi dirà saranno: noi non abbiamo mai litigato. La cosa a cui tiene di più è l'integrità, buonista? No, neanche il mio personaggio lo è, Don Matteo è come Trinità. All'inizio avrebbe dovuto chiamarsi Don Teodoro ed era un prete un po' tradizionale. L'ho voluto trasformare, lo dissi ai Bernabei, non mi sento Teodoro, che facciamo? Mi chiesero di trovare un nome, mi piaceva Matteo, un nome forte. È atletico come mi sento io, perché limitarlo fisicamente? Perché doveva essere un prete striminzito curvo pentito, ce ne sono tanti di sacerdoti energici. Forse a 80 anni difficile trovarne come lui. Ma in questo caso attore e personaggio coincidono. Tanti auguri. Diritti d'autore, riproduzione riservata 28 marzo 2019.